Durante la giornata di giovedì 11 aprile, il sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, Luigi D'Eramo, ha effettuato una significativa visita alle realtà agricole e imprenditoriali del Metapontino, tra cui la storica Tenuta Avinella, società cooperativa agricola fondata nel 1927. Nel corso della visita, il sottosegretario D'Eramo, accompagnato dal sindaco di Bernalda Domenico Tataranno e dall'assessore Pino Greco, ha avuto l'opportunità di incontrare e dialogare con alcuni attori chiave del settore agroalimentare locale, esplorando le sfide e le opportunità che caratterizzano l'agricoltura e le produzioni tipiche del Metapontino. Il sottosegretario D'Eramo ha sottolineato l'importanza dei processi culturali legati al mondo dell'agricoltura per la valorizzazione del territorio e la promozione delle eccellenze agroalimentari. Basilicata è una terra straordinaria con un'agricoltura importante e fiorente che chiaramente pone la Basilicata come un attore assolutamente importante sui mercati nazionali, europei e internazionali. Quindi ogni sforzo deve essere portato avanti, così come abbiamo iniziato anche con l'esperienza di questo governo, a sostegno delle nostre aziende, a sostegno dei nostri agricoltori, a sostegno dei tanti prodotti tipici che fanno ricco il sistema paese, e anche una giornata come quella di oggi, dove ho avuto l'onore di poter visitare una cooperativa antichissima che non soltanto fa agricoltura ma mantiene assolutamente vivo il ricordo della storia, della tradizione, della cultura di un popolo che con l'agricoltura ha costruito tutto quello che oggi noi vediamo. Quindi sostenere l'agricoltura, sostenere gli agricoltori, sostenere i nostri prodotti, ma sostenere anche i processi culturali legati al mondo dell'agricoltura, e credo che oggi ne abbiamo avuto una rappresentazione assolutamente importante. Il sindaco Tataranno ha evidenziato l'impegno dell'amministrazione comunale per la valorizzazione della tradizione e dell'identità territoriale. La giornata di oggi, come sempre quando veniamo al Casone Avinella, è la tradizione, la fortissima identità territoriale, l'identità valoriale, ciò che caratterizza la nostra terra e ciò di cui dobbiamo andare orgogliosi. Sono delle tradizioni che non dobbiamo mai disperdere, quindi anche aver inserito nel patrimonio intangibile della Regione Basilicata l'evento della trebbiatura antica organizzato dai nostri agricoltori ci rende orgogliosi di aver difeso quella che è una nostra tradizione, di aver difeso quella che è la nostra identità. L'assessore Greco ha espresso la sua soddisfazione per la visita del sottosegretario alla scoperta delle eccellenze del territorio, appunto. Correndo una bellissima giornata in compagnia del sottosegretario D'Eramo, stiamo portando in giro per le nostre campagne il sottosegretario, e lo stiamo vedendo davvero stupefatto per quello che vede, dalle piccole alle grandi aziende che abbiamo sul territorio, le tante cose belle che il nostro territorio può offrire.